Negli ultimi mesi ci sono state tre tappe importanti. Io ed anche la consigliera Ruggeri in consiglio regionale abbiamo posto la richiesta al presidente Acquaroli e all'assessore Aguzzi. Abbiamo chiesto di dichiarare al più presto il vincolo paesaggistico. La giunta regionale si è mossa solo dopo i nostri atti e in consiglio regionale il 26 marzo ci hanno dichiarato che l'avrebbero fatto. Da lì la commissione tecnica che è stata istituita, della quale fanno parte anche provincia e sovrintendenza, si è riunita e, proprio quasi negli stessi giorni, insomma, dopo aver presentato i nostri atti circa il 20 marzo più o meno. Poi c'è stato un sopralluogo della stessa commissione a Petriano nell'area di Riceci il 16 aprile, ma da lì in poi ad oggi per due mesi non si è più mosso nulla. Noi ci saremmo aspettati il vincolo direttamente dopo il sopralluogo e invece siamo ancora in attesa da due mesi, perché vogliamo sollecitare nuovamente la Regione, perché l'8 agosto è in programma la conferenza dei servizi decisoria. La provincia ha già fatto tutto ciò che era di sua competenza, la provincia ha già mandato i documenti e ha già dichiarato per 7 motivazioni diverse la propria contrarietà. Ora la palla è passata alla Regione, quindi l'ultima possibilità per bloccare il progetto ora dipende dal presidente Acquaroli, dall'assessore Aguzzi e dalla loro giunta.